Wonder Woman. Wonder Woman. Bentrovati cari amici di Globus Television. Oggi è la nostra prima puntata, la nostra premiere con la mia compagna di avventura, Onia Nicolosi. Buonasera, buonasera a tutti. Sei pronta? Sono felicissima, sì. Perché non stavo veramente nella pelle, perché volevo cominciare questa nuova avventura. È la nostra première, come si dice? Sì, guarda, sono molto emozionata. E, naturalmente Wonder Woman è il nostro talk show del canale 819 del digitale terrestre, quindi di Globus Television. Sarà una trasmissione al femminile con delle incursioni nel mondo maschile. Ci saranno curiosità e notizie da parte del mondo intero. Insomma, seguiteci ogni martedì alle ore 18. Sarà una vera avventura. Tante sono le novità. E naturalmente oggi, dato che la nostra premiere, la nostra cara Etna ha deciso di fare piovere non polpette come un famoso film, sì, bensì lapilli, ma noi siamo qua pronti, agguerrite, per portare avanti la nostra trasmissione. Quindi oggi non potevamo che non presentare un video bellissimo, un documentario che si chiama Female Trouble, quindi guai al femminile. Quindi io e Onia siamo le persone adatte. In collegamento con noi abbiamo Nucciola Ferlita, grazie di essere qui con noi, che sappiamo è naturalmente produttore, manager musicale e patron di Punti a Capo, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. E poi in collegamento Skype l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo, Manlio Messina. Allora, Female Trouble nasce grazie anche al patrocinio dell'assessorato regionale. Assessore, come mai ha deciso di patrocinare questa iniziativa? Bellissima, direi. Intanto buonasera, grazie per l'invito, saluto Nuccio. In un ambito di eventi siciliani abbiamo ritenuto anche questo un evento di grande prestigio, un evento che dà certamente la possibilità non solo di far conoscere realtà artistiche siciliane, ma soprattutto il nostro territorio, perché lega in un connubio assolutamente perfetto quella che è la nostra bellissima Sicilia, il nostro territorio e le realtà appunto musicali teatrali. Quindi questi sono gli eventi che ci piace finanziare, sono gli eventi che vogliamo continuare a contribuire nel loro sviluppo e speriamo di averne sempre di più e tanti da poter appunto realizzare insieme in quel connubio di promozione turistica di cui abbiamo fortemente bisogno, soprattutto in un periodo molto difficile come quello che stiamo vivendo in questo periodo, e quindi tutto quello che è legato al WEF ci aiuta a tenere alto il nome della Sicilia anche se non si può stare in piedi. Infatti direi che dopo insomma questa pandemia che un po' ha modellato tutte le attività che si possono fare, in qualche modo noi siciliani ci siamo reinventati, e quindi si può definire questo documentario, che è un po' la fusione tra musica, storia, cultura siciliana, si può definire una nuova forma di arte che è nata proprio in questa occasione, dovendoci in qualche modo reinventare, visto che non ci sono più gli spettacoli dal vivo? Ma sì, assolutamente sì, è uno strumento che, ribadisco, ha dato certamente un grande aiuto anche a chi opera e lavora in questo settore, e grazie a questo sistema ha potuto realizzare eventi come questo e riuscire comunque a lavorare, quindi questo è stato certamente un dato importante, ma poi chiaramente diventa una forma di promozione molto importante che nasce in questo periodo, quindi quando si dice che non tutti i mali vengono per nuocere, se vogliamo dirle in questo modo, anche se è un po' riduttivo, ma è chiaro che abbiamo fatto di necessità virtù, sono degli strumenti importanti che continueremo a utilizzare. È chiaro che la musica dal vivo e il contatto col pubblico sono sempre un'altra storia, così come abbiamo visto abbiamo finanziato tantissime realtà teatrali che hanno comunque messo in scena opere teatrali di prosa via web,
è chiaro che non è la stessa cosa, perché il pubblico, il contatto, soprattutto negli ambienti teatrali, è un'altra cosa, ma è uno strumento, anche questo è uno strumento che ci ha aiutato e che potremmo utilizzare anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni come strumento di promozione, questo sicuramente. Sì, sono d'accordo. Nucciola Ferlita, come nasce questo bellissimo documentario musicale? Un'intuizione appunto dell'assessore Manlio Messina, che ricambio il saluto perché l'idea nasce da lì, nel senso che abbiamo letto quello che erano le linee guida dei patrocini onerosi che si volevano concedere all'organizzazione, diciamo, degli eventi, degli spettacoli, anche senza pubblico, e quindi l'idea che si potesse andare in streaming era un'opportunità. L'Associazione Culturale Fraxarte di Ornella Pellingra ha avuto l'idea, diciamo, di scegliere dei luoghi diversi da quelli storici convenzionali che bene o male conosciamo tutti. Lei poi, diciamo, ottenuto da parte dell'assessore e dell'assessorato al turismo il patrocinio, ha fatto un passaggio anche dall'assessore ai beni culturali, chiedendo quali potevano essere i luoghi magari meno conosciuti da scoprire, da far conoscere, diciamo, al grande pubblico. Il Castello all'Aziza è un posto fantastico, un luogo storico importantissimo, che magari però non è quello che spesso andiamo a visitare o che spesso magari ci capita di vedere anche in televisione. Allora, questa è stata un'occasione straordinaria per scoprire un luogo fantastico. Cioè, noi che abbiamo vissuto lì 2 giorni di spettacolo, abbiamo scoperto proprio noi stessi un posto bellissimo. E diciamo, l'auspicio nostro è quello che attraverso la musica, attraverso queste giovani cantautrici siciliane, quello che è solitamente qualcosa che magari incuriosisce, interessa solo a chi ha una cultura storica o sull'archeologia, ma anche, e anche i giovani si approcciano a scoprire che abbiamo, cioè, la Sicilia è un luogo meraviglioso, straordinario, ricco, ricco veramente di storia e di uomini che ci hanno preceduto, diciamo, a costruirlo e a realizzare quella che oggi è la Sicilia che rimane, che va conservata, che va raccontata e che deve fare da volano turistico, insomma, per il nostro territorio. Quindi è stata un'esperienza veramente bella. Tra l'altro l'effetto è veramente bellissimo, veramente molto suggestivo e la musica non fa altro che valorizzare questi capolavori, insomma, che sono presenti nel palazzo. Il video è veramente molto molto carino, l'abbinamento, con le cantautrici sicuramente vincente. Assessore, so che lei ha i tempi molto stretti. Potrebbe essere un'idea fare, promuovere la Sicilia e i posti bellissimi attraverso questi video nel futuro? Sì, assolutamente sì. Dicevo prima proprio questo, che abbiamo scoperto questo nuovo modo di poter operare. Noi abbiamo, come ricordava Nuccio prima, lo ringrazio, diciamo non è un'intuizione, era la necessità e la conoscenza un po' forse del territorio, di chi sta per strada, che conosce il mondo dello spettacolo, e ero consapevole della grande difficoltà che stava vivendo tutto il settore. Quindi abbiamo modificato la circolare, che fino ad oggi non prevedeva interventi di tipo web, ma solamente dal vivo, quindi l'abbiamo voluta modificare proprio per supportare questi eventi di questa natura. La continueremo e continueremo a lasciare invariata la circolare proprio perché abbiamo ritenuto che è un sistema che si può utilizzare e che si deve utilizzare. Speriamo di tornare presto a poterli fare dal vivo, a goderceli dal vivo tutti questi bellissimi eventi, ma certamente è uno strumento che continueremo a utilizzare per promuovere la Sicilia. Infatti abbiamo dei luoghi meravigliosi come il Castello dell'Aziza, tra l'altro patrimonio dell'UNESCO, ricordiamolo e sottolineiamolo, quindi ben vengano queste iniziative che fanno conoscere il mondo, poi perché gli eventi in streaming vengono guardati un po' da tutto il mondo, no, assessore? Ma sì, assolutamente sì, e poi la forza del web è proprio questa, a differenza della presenza che limita sempre i numeri di chi può visionare
splendidi momenti come quelli che vediamo in questo video, il web invece consente di farlo vedere a migliaia, a milioni di persone e quindi possiamo arrivare davvero in ogni angolo del mondo. Noi stiamo facendo un progetto molto importante di comunicazione proprio su video emozionali che mettono in risalto artisti siciliani e il nostro territorio proprio per mandarli in giro via web in tutto il mondo, proprio perché vogliamo puntare su una strategia di web, perché anche di questo la Sicilia ha bisogno, quindi non solo di eventi fatti in loco, in presenza, ma anche di far conoscere la Sicilia con strumenti moderni, innovativi, come possono essere i social, come può essere il web, l'indicizzazione del brand della Sicilia. Quindi utilizzeremo certamente, lo ribadisco, questi strumenti per far del bene alla nostra terra, ai siciliani. Grazie assessore Manlio Messina, la lasciamo ai suoi impegni. Speriamo che presto i teatri, i cinema possano riprendere vita. L'aspettiamo qui in studio quando le sarà possibile, va bene? Grazie dell'invito, sicuramente farò con piacere. Grazie ancora e buon lavoro a Grazie, tutti. grazie, Buona serata. grazie. Nucciola Ferlita, Eccomi. siamo in un periodo piuttosto caldo, no? Anche perché fra qualche giorno inizia Sanremo. Ahimè, ahimè, tanta carne al fuoco si è discusso proprio per il problema della pandemia. C'è stata una grandissima polemica se aprire o non aprire, ci sono i teatri chiusi, i cinema chiusi. Come produttore musicale, il momento di Sanremo è un momento importante. Qual è la tua posizione? Ma la mia posizione è quella che ovviamente Sanremo poteva essere un'occasione per iniziare diciamo un percorso di riapertura dei teatri, degli spazi destinati, diciamo, allo spettacolo. Evidentemente se non si è fatto è perché non si è reso, forse non era opportuno ancora in questo momento, perché noi siamo un po' indietro, diciamo, con le vaccinazioni. E auguriamoci che queste vaccinazioni comincino in maniera, diciamo, di massa, in modo da arrivare prima possibile a una popolazione, diciamo, salvaguardata dal rischio dei contagi, affinché possano ricominciare, diciamo, le attività lavorative come quella dei teatri, dei cinema, dello spettacolo in generale, ma anche. Penso anche alle palestre, penso anche a tutti quei luoghi che fanno vivere bene l'uomo, perché la cultura, lo spettacolo, il benessere sportivo è una parte fondamentale, diciamo, della vita delle persone per vivere bene, per vivere meglio. Abbiamo vissuto un anno chiusi, un anno con limitazioni che solo se ce le raccontavano un anno e mezzo fa non avremmo mai creduto di riuscire a sopportare un anno come quello che abbiamo sopportato, e ancora per qualche mese sarà così fino a quando finalmente ci auguriamo questi vaccini non ci salvino, diciamo, e non ci restituiscano la vita per come era prima. Ci auguriamo almeno che possa essere così. Quindi Sanremo era un'occasione, però non lo è stata, ma speriamo che ce ne siano presto delle nuove e che si ritorni, diciamo, a una normalità. Poi il festival è meraviglioso così, è un evento televisivo, è sempre stato un evento televisivo e non è che poi il pubblico all'interno dell'Ariston sia determinante. Io ne ho fatti tanti festival di Sanremo, Lo so. ho partecipato anche la prima volta insieme a Francesco Virlinzi, quando Carmen Consoli fece il primo Sanremo, quello di Un amore di plastica, anzi di Confusa e felice. Ed io ero lì, diciamo, in veste di collaboratore, diciamo, di Francesco Virlinzi con la Consoli. Poi dopo, nel 2004, sono andato a farlo da discografico per Mario Venuti. E quello forse è il festival che mi ricordo di più, perché che è più bello, perché lì Mario con la canzone Crudele vinse il premio della critica, il premio Mia Martini, e per noi fu come un coronamento di un lavoro che avevamo iniziato già da 3 anni, per un artista straordinario, elegantissimo, pop, che finalmente si trovava riconosciuto in Italia il suo valore. Quindi quello è stato veramente
un Sanremo per noi molto bello. Era quello di Tony Renis con Simona Ventura che presentava. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma abbiamo collegato insieme a noi, c'è Roberta Catalioto? Ecco, Roberta, non ti sentiamo, va bene? Aia. Ok, Ok, sì, ci va bene, sei? ci siamo. Che Ok. tra l'altro è la seconda cantautrice protagonista del videodocumentario. Bellissima atmosfera, bella voce, Grazie. bel testo. I miei complimenti ovviamente. Siete tre ragazze che in qualche modo avete qualcosa in comune, no? Sicuramente la vostra sicilianità, sicuramente la vostra passione per la musica e poi. E poi di altro, beh, a livello, secondo me, anche una sensibilità che ci accomuna a livello di testi, a livello, diciamo che la Sicilia, ispirata da tutti e tre in maniera diversa, che però poi si esprime con dei testi che hanno un filo conduttore, appunto una sensibilità comune. Quindi secondo me questa la chiave e il motivo per cui poi questo progetto è andato avanti e si è concretizzato in maniera così tanto armoniosa, perché poi di base ci stava una similitudine tra tutte e tre. Infatti, guardando io il video sono rimasta veramente estasiata come sono riusciti ad creare un'armonia e una bellezza della musica e dell'arte proprio in questo video. È bello perché in questo periodo di grande solitudine, perché tutti siamo stati chiusi, tutti abbiamo fatto i conti un po' con noi stessi, e attraverso la musica e il video ti fa rinascere nuovamente, cioè ci fa conoscere innanzitutto delle zone bellissime della nostra terra che molte volte noi sconosciamo. La musica, tra l'altro, tocca le corde dell'anima, quindi siete stati veramente tutti bravi a mettere insieme questi elementi per creare un prodotto di alta qualità. Poi, tra l'altro, c'è chi unisce queste tre cantautrici a mo' di filo conduttore, parlando appunto del Castello della Zisa, ed è Eliana Chiavetta. Ciao, buonasera. Ciao Eliana, complimenti. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, siamo tutti, immagino, felicissimi di poter raccontare questa bella avventura che abbiamo costruito insieme e che finalmente stiamo presentando al pubblico. Diciamo che è una sorta di miscuglio magico, perché in realtà il video e il documentario, perché ovviamente si parla di questo castello, tu ne spieghi le leggende che circolano appunto attorno a questo castello così bello. Di origine, tra l'altro, allora, il nome, la Zisa vorrebbe dire. Dall'arabo splendida, giusto? Mi Sì, pare, ecco, mi sono preparata. che poi in realtà ce l'abbiamo noi, quando noi diciamo ci azzizziamo, no? Azziziamo, Diciamo infatti, belle, e infatti, quindi infatti. alla fine è rimasto nel nostro Perché noi parlare. ovviamente nel nostro dialetto abbiamo un po' delle influenze di tutte le dominazioni Certo. che abbiamo avuto. E devo dire che anche la tua voce ha messo sicuramente, ha messo una sorta di cameo, ecco, in tutto il prodotto. Devo dire complimenti e tra l'altro è un modo per parlare delle donne in modo finalmente bello, no? A volte le notizie che ci sono al telegiornale sicuramente Non non sono confortanti, sono ecco. confortanti. Finalmente un modo per parlare delle donne che devono sempre faticare il doppio, no? Per farsi notare nel lavoro, nella carriera. È come se dovessero sempre lavorare di più rispetto ai colleghi uomini, o Ma sbaglio? sai, noi è come se avessimo un po' capovolto anche la storia. C'è un passaggio di questo documentario in cui ripercorriamo quelli che sono i passaggi proprio fisici dove stavano le donne dell'harem, perché nonostante fossero normanni, i sovrani che hanno fatto costruire la Zisa, apprezzavano alcune caratteristiche del mondo arabo, tra cui appunto poter avere un harem. E quindi noi abbiamo immaginato proprio questo passaggio, abbiamo
C'è una parte dei testi dove diciamo, immaginate se queste donne che stavano lì da queste grate a guardare a distanza quello che accadeva nel salone ufficiale, quello di rappresentanza, avrebbero mai potuto immaginare che poi, a distanza di qualche annetto, ci sarebbero state delle donne a prendere la scena, a diventare protagoniste. Qui parlo proprio delle artiste, delle cantautrici che con le loro parole sono diventate un tutt'uno con la bellezza di questo luogo. E quindi abbiamo un po' ribaltato anche la storia e c'è un po' di voler dire siamo donne e siamo qui e lo diciamo ad alta voce per tutte quelle che magari ancora oggi non lo possono dire. Sicuramente. Tra l'altro vogliamo ricordare che insieme a Roberta Catalioto c'è Miele Sì. e Chiara Bruno, che sono praticamente le cantautrici che fanno i vari pezzi. Ora ci Infatti, allora dovete arriveremo. sapere che Miele per una questione di impegni lavorativi non è qui in collegamento Skype, ma abbiamo Chiara Bruno. Grazie Chiara di essere qui con noi. Ciao, ciao a tutti. Senti, una cosa che mi ha colpito, che tu hai detto, è che Female Trouble è una realtà che sa di libertà, di espressione, di pensiero e di idee. Ci vuoi dire meglio cosa volevi dire? Certo, allora mi riferivo assolutamente alla tipologia di progetto. E come abbiamo detto precedentemente, dare spazio alle donne in questa realtà purtroppo è un po' difficile, mentre questo progetto ci consente a noi di esprimerci, di essere libere appunto, perché nessuno degli organizzatori ci ha detto mai di fare qualcosa di loro gradimento, ci hanno fatto scegliere sempre le canzoni, anche solo il vestiario, che è una cosa che purtroppo ancora si sente dire, no? Quando tu vieni in una trasmissione, molte persone ti consigliano di mettere una cosa piuttosto che l'altra. Invece questa è stata proprio, libertà è la parola che racchiude meglio, secondo me, questa iniziativa che è stata portata avanti in maniera veramente entusiasmante. Mi piacerebbe sapere, sia da te che da Roberta, che cosa avete provato a cantare in questo posto che è veramente, Magico. veramente magico. Vai, Robby. Io prima. Io personalmente mi sono tanto immedesimata nel luogo, cioè secondo me la stanza dove io ho cantato era proprio fatta su misura per me. Magico. Ho potuto quasi respirare anche la storia all'interno di quel posto, proprio dava delle vibrazioni, quindi mi ha caricato da un punto di vista energetico, quindi è stata sotto questo punto di vista, come ha già pure detto precedentemente Chiara, lo posso ribadire oggi, pure per me è stato un evento che mi ha caricato da un punto di vista energetico, che me lo porterò sempre nel cuore come ricordo. Quindi è questo. Chiara, tu? Allora, per me è stato veramente, non so, una cosa particolare, una sensazione particolare, perché noi diamo per scontato, noi palermitani, perché io parlo da palermitana, no? Appunto, diamo per scontato la bellezza di questo posto, che è a 2 passi dalla città, vicino al centro, appunto, e che conosciamo tutti perché è una gita che si fa da piccoli, è obbligatoria. Però comunque poi non riassapori successivamente l'odore, appunto, è la sensazione più successivamente quando diventi grande. Mentre quando sono arrivata là era come se ci fossi per la prima volta. Quindi è stata veramente un'emozione di quelle che ti prendi quando stai vedendo qualcosa di nuovo. La stanza in cui ho cantato anch'io è stata, mi rappresenta perché ero circondata dal tofu, appunto. E non c'era niente, intorno non c'era niente a me, c'era semplicemente questa maestosità ed io mi sentivo parte integrante, è come se il posto mi avesse accolto in qualche Ti modo. ha accolto e la tua musica ha fatto risuonare le pareti di questa stanza in maniera meravigliosa. Come ho detto poc'anzi, Miele per dei problemi lavorativi non è qui con noi, ma ha mandato un videomessaggio. Vediamo se la regia ci manda il Ciao a tutti, contributo. mi dispiace di non essere presente, ci tenevo a ringraziare Globus Television per questa diretta, volevo fare un saluto alle mie compagne. Abbiamo qualche problema tecnico, forse?
E vabbè, il bello della diretta è proprio questo. Ciao a tutti, mi dispiace di non essere presente, ci tenevo a ringraziare Globus Television per questa diretta, volevo fare un saluto alle mie compagne d'avventura, alle mie compagne di viaggio che come me hanno partecipato a questa bellissima iniziativa e ringraziare Ornella, Nuccio di Punta a Capo che con le loro energie, le loro forze hanno realizzato qualcosa di incredibile. Spendo proprio due parole sul progetto, per me è stata un'occasione molto importante perché in un periodo come questo che sta congelando le nostre vite, in qualche modo sta aggravando anche nello specifico, soprattutto su alcune categorie, colpendo tantissimo quella del mondo dello spettacolo e della musica, per me vivere un'esperienza del genere è stato un giorno di normalità che in questo momento non, nessuno di noi vive più e nello stesso tempo è diventato un giorno di normalità straordinaria. Mi auguro di cuore che iniziative come del genere vengano promosse sempre di più, soprattutto nel nostro territorio siciliano e sono contenta di aver, fiera, orgogliosa di aver potuto suonare un brano scritto da me in un posto incantevole che è il Castello della Zisa. Quindi grazie ancora. E niente, vi mando un bacio. Ciao! Hai visto? Allora, dobbiamo dire una cosa che mi piace sottolineare, che in questo periodo abbiamo scoperto tutti questi mezzi di comunicazione che prima utilizzavamo, ma non sfruttavamo, vero Nuccio? Sì, lo sfruttavamo poco, anche Ecco. se sinceramente diciamo la vita non è dentro gli smartphone, dentro i computer, la vita è Fortunatamente. fuori. Cioè, questa è Meno una cosa che io male. dico sempre. Meno male. Cioè, guarda, è una cosa che io ho detto fino ad oggi pomeriggio a mio figlio, che lo vedo costantemente, gli ho detto: guarda, ti viene la gomma, prova di stare sempre così su questo telefonino. Senti, intanto io sono un po' fuori luogo perché qua siete tutte donne, tutte bellissime, tutte bravissime e io insomma mi sento fuori posto perché Vabbè, ma tu ti ricordi un po' la ora trasmissione su Rai 3 Harem, te la ricordi questa che conduceva Catherine Spack? Poi alla fine c'era un po' l'uomo che dava le sue opinioni, no? Sull'argomento, sulle vite. E quindi tu in sì, questo no. momento fai questo. Esatto, ho preso il posto comunque di Ornella Pellegrini. Ornella purtroppo ragazzi oggi non stava bene, gli è presa un'influenza e quindi non ce l'ha fatta ad essere qui con noi. La salutiamo. Guarda, ti dico una cosa, sinceramente, certo, la salutiamo tanto e la ringrazio per averci dato la possibilità con la nostra associazione di collaborare con la sua. Intanto, vabbè, Eliana la conoscevo da sempre perché collaboriamo e perché è una, diciamo, una veterana, una delle persone secondo me più brave in assoluto in Italia a fare televisione, ma la scoperta vera, oltre che del posto dove siamo stati a girare, sono Miele, Chiara E e la Roberta. Catalioto e Roberta sono bravissime. Cioè, ora voi avete visto un momento della loro arte e di quello che sono capaci di fare. Ma anche quando parlano, come si presentano, come hanno già una maturità, come dire, una presenza, ed è secondo me giusto che abbiano occasioni future, prima possibile, per continuare a far sentire tutto il resto della loro arte, della loro musica, perché sono bravissime. Quindi spero che questa, diciamo, sia una delle tante occasioni che avranno nella loro vita di far vedere quello che sanno fare e di emozionarci, perché poi la musica questo deve fare, no? Emozionare e farci stare bene. Sono i medici dell'anima, Beh, questi artisti. sicuramente il video è una bella vetrina, questo è poco ma sicuro. Non c'è dubbio su questo argomento, guarda, è un video Guarda, meraviglioso. siamo tra l'altro. Vi dico, scusa se mi permetto di interromperti, siamo Prego. arrivati a 13.000 visualizzazioni, facciamo 1.000 visualizzazioni al giorno, che per un documentario di storia non è facile. Questo è anche il merito delle canzoni, il merito che hanno loro
il merito di Eliana che riesce con una semplicità pazzesca a raccontare delle storie in maniera leggera ma intrinsa di significato e di importanza sul luogo che ci ha ospitati. E ancora siamo comunque a 2 settimane. Questo è un video che raggiungerà numeri importanti e speriamo veramente che serva un po' a tutto, insomma, a tutto il nostro territorio, alla Sicilia, per farla conoscere per quello che vale e per queste bellezze femminili che ci sono. Io poi sono, insomma, un'esteta e mi piacciono le bellezze. Poi se sono donne mi piacciono ancora di più. Scusate se Ecco, benissimo, ha fatto l'incursa, è divagazione. benissimo, bravo Nuccio, mi piace questa battuta, bravo Nuccio, sono d'accordo. La musica tra l'altro è femmina, come l'Etna che è femmina, no? Per noi catanesi è femmina. Per i catanesi è femmina, cioè se, Esatto. ecco, quindi va bene così. Arancina comunque. Basta che non, no, Guarda, diciamo queste io questa cosa diatribe. anche l'arancina è femmina, poi dico l'Etna Ma io No, vengo non da Messina, cominciamo, per me è non cominciamo, sennò qua finisce veramente. A Scusate, è schifio, finisce. arancino e non è Fin arancina. Scusate, l'Accademia della Una Crusca si è battaglia persa, espressa. ho perso una battaglia persa, mi sa. Comunque, io Un'ignoranza, che sono bella. continuo a discutere con i miei amici carissimi palermitani e continuo a dire è masculo, però vabbè. Comunque, al di là di questo, se l'obiettivo del documentario era quello di incuriosire la gente e portarli al castello della Zisa. Io per prima, personalmente, sono stata un mare di volte a Palermo, ho visto tante cose bellissime e il castello della Zisa purtroppo mi manca. Ahimè, avete insomma messo a me, me messo in me il seme della curiosità, andrò a vederlo quanto prima. Sicuramente sì. Allora, ultima battuta. Chiara, cosa si riserva dopo Female Trouble? Non ho sentito, scusami. Cosa ti riserva? Cosa succederà dopo Female Trouble? Allora, Allora, porteremo guarda. questo video ancora in giro. Speriamo che si apra nuovamente tutto e quindi si potrà ripartire. E dopo che succederà? Allora, se tutto riparte, come mi auguro, penso, cioè, sto lavorando all'uscita di un album. Quindi sto lavorando alle canzoni, racchiudere anche questa canzone che ci sarà qua dentro e farla uscire entro quest'anno. Questo è il mio obiettivo e spero che possa essere portata avanti nel migliore modo possibile. Grazie Chiara Bruno, ti salutiamo, ti Grazie a voi. abbracciamo e ti vediamo subito dopo la nostra trasmissione. Restate collegati da chi ci sta seguendo da casa perché andrà in onda questo documentario molto bello, pieno di musica e storia. Eliana Chiavetta, cosa succederà dopo? Ah, dopo un sacco di cose, intanto questa diatriba tra arancino e arancino proviamo a cancellarle, a dire che tutta la Sicilia ha bisogno di essere portata avanti e qui non è più storia né di arancino né di derby che tra l'altro guarda caso è a poche ore lontano da noi se vogliamo parlare di calcio, ma è soltanto tutta la Sicilia che deve essere portata in alto. Quindi ci tengo a dire questo prima di tutto il resto e mi auguro veramente che avremo ancora l'opportunità di ricreare in altri luoghi questa magia che si è creata tra musica e storia, quindi questo è sicuramente un obiettivo che penso con Nuccio, con Ornella, insomma, che condividiamo. Poi per il resto si va avanti in un periodo di rinascita, dopo tanta attesa c'è tanta voglia di fare, di muoversi, soprattutto per chi nel mondo dell'intrattenimento da mille punti di vista è stato bloccato e quindi non ci si ferma più, che siano format sul web, tra la TV e la radio, ci sono mille cose sulle quali si lavora ogni giorno e spero di poterlo continuare a fare. Grazie Eliana. Roberta Curatolo, cosa succede dopo Female Trouble? Ah, Catalioto. Catalioto, perdonami. No, non si preoccupi. Dopo Female Trouble, praticamente nel senso io vorrei chiudere fondamentalmente il mio album, quindi un progetto, un EP di 6 canzoni, portarlo al termine e poi scrivere tanto con Chiara, con gente che fa il mio stesso mestiere, che scrive e canta e fare tante cose belle, anche per la Sicilia, ricollegandomi ad Adriana. Grazie, Nuccio, Roberta. scusami, Vai. quando sarà possibile? È previsto magari uno spettacolo dal vivo di questo documentario?
Beh, ce lo auguriamo, speriamo che si possa fare quanto prima. Poi, sai, gli artisti giovani vanno sostenuti anche dal vivo, anche con diciamo, degli interventi economici pubblici, perché ovviamente loro devono costruirsi un pubblico, sono agli inizi, non è che hai un pubblico disposto a pagare un biglietto per qualcosa che sconosci ancora. Quindi io mi auguro che un giorno, nemmeno troppo lontano, si capisca che bisognerebbe istituire, mi pare che fino a qualche anno fa esisteva per esempio l'assessorato alle politiche giovanili e credo sia scomparso dappertutto, non c'è più un comune o una regione che ha un assessorato alle politiche giovanili, Siamo diventati ma tutti vecchi, capito? se non si investe su di loro, ma se non si investe sui giovani. Cioè, non possiamo aspettare se sia solo X Factor, amici e i social che in maniera troppo semplicistica fanno emergere i talenti. I talenti vanno anche coltivati, soprattutto quelli più particolari, un po' più forse, come dire, non, magari inizialmente le cose più colte forse hanno bisogno di più tempo per arrivare alla gente e hanno bisogno di essere sostenute di più. E allora bisogna investire su questi giovani e tirare fuori dei soldi, economie per poterli far suonare e farle fruire gratuitamente al pubblico affinché loro possano cominciare a fare una carriera di esperienze live, perché altrimenti è veramente complicato. Nuccio, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, però allo stesso tempo ti chiediamo, io e Onia, quando tu sarà possibile, di intervenire come disturbatore e come nostro ospite speciale per la nostra trasmissione Wonder Women, perché è una trasmissione dedicata alle donne con delle incursioni nel mondo maschile. E magari ci parlerai dei prossimi eventi che speriamo prenderanno vita più avanti. Con molto piacere, anzi vi ringrazio davvero. Poi siccome lui ci fa i complimenti, Va cioè, bene, vieni voglio dire. presto, Duccio, vieni presto. Ok, grazie. Grazie. Va bene, io a disturbare sono bravissimo, so Bravissimo. fare il disturbato. Va bene, grazie a Nuccio Laferrita, grazie a Roberta Catalioto, grazie Liana Chiavetta, grazie a Chiara Bruno, salutiamo Ornella Pelligra. Noi andiamo un attimo in pubblicità e ci rivediamo in un secondo momento. A dopo, ciao. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Globus Television da sempre sostiene le campagne in difesa del genere umano, della natura, del mondo animale e dello sviluppo sostenibile. A favore della sicurezza stradale, dell'ambiente, contro l'inquinamento alimentare, atmosferico, dei mari, delle coste, dei fiumi e dei laghi. Per un territorio ecocompatibile, contro il bullismo e la violenza. Per partecipare con quanti si battono a favore dei diritti umani, contro i pregiudizi sulle disabilità e sulle differenze di genere. Contro le malattie e la fame nel mondo e contribuire con la comunicazione a salvare il sistema Terra. Per difendere il nostro futuro. Difendi la natura, difendi il tuo futuro. Come
come nuovo, più del nuovo. La carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Ciao, quando finisci le cartucce o i toner per la stampante, vieni da Prink. Trovi sempre la cartuccia che cerchi, perché io le ho tutte. Prink, cartucce ad ogni costo. Cartucce e toner? Vieni da Prink. A Catania, in Viale Vittorio Veneto 13, telefono 095 37 27 28. Prink, orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20 e il sabato sino alle 13. Prink! Seconda parte della nostra trasmissione Wonder Women, condotta da me e da Onia Nicolosi, un viaggio nel mondo femminile con delle incursioni maschili, notizie dal mondo con tante curiosità. Onia, mi chiedevo una cosa, ti stai preparando per l'estate? No, perché effettivamente diciamo che guardando qui e lì, fra il brusco e il lustro su internet, ho trovato un video su un esercizio fisico. Perché bisogna mettersi in forma. Bisogna mettersi in forma e mi sono rivista io, ma allo stesso tempo ho detto, ma io sicuramente. Eccola, guardiamolo un attimo. Come vedi, la ricerca è stata perfetta perché la signora indossava il costumino di Wonder Woman. Oggi prove tecniche, mi sembra che è giusto il bello della diretta. Stavo dicendo che la signora del video indossava questo bellissimo costumino da Wonder Woman. Chissà se prossima trasmissione Ionia... Era poco Wonder e anche poco Woman. Vabbè, lasciamo perdere, diciamo che era una persona normale, diciamo così, ecco, va bene così, questo era un video per sorridere un attimo. Ma non posso nemmeno scherzare più di tanto perché probabilmente anche io farei anche peggio. Pazienza, anche io devo dire. In questa seconda parte della nostra trasmissione abbiamo un ospite che si occupa di moda, di creazioni, di cose veramente molto belle. Infatti, come vedete, le collane che indossiamo sia io che Oni è stato un suo dono. Parlo di Rosy Ronzisvalle. Rosy, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Io spendo due parole adesso perché poi sicuramente mi dimenticherò di farlo. Ringrazio le persone che mi hanno permesso di essere qui adesso e che si occupano della mia arte a tutto tondo. E in particolare mi riferisco all'Accademia che mi gestisce gli shooting, le sfilate, anche se in questo momento e fino a questo momento ho potuto esprimere la mia arte soltanto da un punto di vista amatoriale. Per cui mi riferisco ad un'Accademia che si occupa di Tao Moda e la ringrazio.
Ecco, non so se mi spiego, Rosy è una, crea proprio le sue, i suoi vestiti, infatti abbiamo una serie di foto che ci raccontano un po' questa sua passione, che da passione si è trasformata in lavoro. Allora, Rosy, ci vuoi raccontare un po' com'è nata questa tua passione per la moda? Abbastanza singolarmente per me, ma credo che accada in molte famiglie. Io all'età di 9 anni creavo insieme a mia madre, ma soprattutto lei, una couturiera autodidatta, degli abiti da sera per le bambole Barbie, e usavamo dei tessuti assolutamente pregiati e come se li stessimo facendo per le persone. Da questo è stato un crescendo, perché poi li abbiamo realizzati per noi, non l'abbiamo mai fatto per altri, però la passione di mia madre per i tessuti, per la scelta dei particolari, me l'ha trasferita in toto ed ho approfondito negli anni a venire questa mia passione. Compravo all'età di 16 anni e per tutta una serie di anni, fino a quando non mi sono poi dedicata al mio lavoro, i Vogue Donna ogni mese, e sognavo di essere anch'io una grande sarta, una grande couturiera, una grande stilista. Tra l'altro stiamo vedendo i tuoi modelli con queste fotografie bellissime. Complimenti. Rosy, quando tu pensi un abito, scegli anche le stoffe. Io so che tu hai una passione per le stoffe. Come fai poi a realizzare il tuo abito? Cioè, appena vedi la stoffa, lo hai già deciso in testa? Cioè, qual è il processo che si attua? Ma succede sia l'uno che l'altro. Succede che io disegno un abito e poi trovi il tessuto che riesce ad esprimere il mio abito perfettamente. Ma succede a volte anche il contrario. Nel senso che io osservo un abito e libero l'abito dal tessuto che vedo. Quindi vedi ogni un po' che cosa succede la testa. Allora, che cosa... io trovo il mondo proprio delle creazioni di moda molto molto affascinante, e tra l'altro è un modo per esprimere se stessi in modo veramente molto molto creativo. Io credo che la componente importante sia quello di non è solo la passione, ma di trasformare in una forma d'amore tutto ciò che facciamo e fare in modo che possa diventare dono per gli altri, non una cosa fine a se stessa. Infatti, per quanto riguarda il rapporto con una potenziale cliente o con il pubblico, dovrebbe essere qualcosa che nasce da un'empatia, da un'affinità un po' più profonda rispetto alla vendita dell'abito o del far provare qualcosa ad una persona perché piace a noi. Credo che un pochino si debba conoscere anche la persona. Infatti, proprio questo stavo per chiederti. Come si fa a disegnare e poi realizzare un vestito per qualcuno proprio su misura? Magari una cliente viene da te e ti chiede qualcosa di particolare per una cerimonia oppure per un evento. Tu come fai a capire qual è l'outfit? Sì. Allora, mi è capitato in passato di lavorare e di poterlo fare. In questo momento mi riferisco alla mia arte semplicemente. Vorrei riaffacciarmi naturalmente al mondo della moda e riprendere a lavorare come facevo diversi anni fa. Però in quell'ambito io diciamo che chiedevo alla cliente per cosa le servisse e cosa si aspettasse dall'abito che desiderava. In quel caso io facevo una scelta, cioè mi facevo dire cosa desiderasse e poi andavo a comprare svariati tessuti che per me incarnavano quel tipo di scelta e li proponevo ad uno e ne facevo il disegno, abbinavo degli accessori. Per esempio, ho lavorato in passato con degli accessori realizzati in ceramica, oppure dei fiori di seta, oppure dei filati. Amo moltissimo i filati, un'arte che mi ha trasferito mia madre è quella di lavorare con i filati, e creo assolutamente tutto artigianalmente, non c'è nulla di confezionato, di pre-impostato, è tutto realizzato handmade. Per cui, come vi dicevo, faccio una scelta, una cernita di tessuti che possano incarnare l'abito, e insieme alla cliente lo creiamo, cioè io propongo, ma poi decidiamo insieme alla fine che quale realizzare e come realizzarlo. Ritengo che che serva e sia necessario un profondo rispetto della persona perché possa rimanerne contento e amare insieme a me quello che io sto creando.
Vedi che cosa meravigliosa, cioè quindi c'è uno studio della persona, non solo la realizzazione dell'abito fine a se stessa, ma proprio entrare in simbiosi quasi con la cliente, diciamo così, per realizzare il vestito, l'outfit più che più si addice alla cliente. Io, siccome sono una persona positiva, combino guai, ma sono positiva, non nel senso di Covid, attenzione, sono ottimista, ecco, diciamo così. Ecco, sottolineo. Questi tempi positiva non è proprio decisamente la parola giusta. Mi piacerebbe sapere, Rosy, cosa stai organizzando se dovessimo, innanzitutto siamo già a zona gialla, ma speriamo e ci auguriamo di diventare zona bianca. Cosa vorresti organizzare? In questo momento quello che tutti bene o male, la scelta a cui tutti attingiamo, considerato il momento, ma mi auguro anch'io che diventeremo zona bianca al più presto, è quello di rivolgersi ai social, che fanno una grande pubblicità, riescono ad immagazzinare quante più informazioni è possibile e a divulgarle al grande pubblico, ma sicuramente la scelta di sfilate, anche di mostre d'arte, perché mi è capitato di esporre i miei abiti in contesti soprattutto artistici piuttosto che nell'ambito della moda in se stessa. Per cui mi riferisco a delle location particolari che possano contenere la mia arte. Infatti io dico, mi augurerei che possa piacere a tutti, ma quello che mi auguro è che possa piacere realmente molto anche a sole poche persone, perché la mia arte è un'arte semplice che è stilisticamente essenziale. E ho preferito creare degli abiti assolutamente semplici proprio per rispettare il momento che stiamo vivendo. Lo continuerei a fare in toto fino a che non ne usciamo tutti quanti insieme, positivamente, gioiosamente, con la ricerca di esprimere noi stessi e sempre al meglio. Onia, io non so che dire, cioè sono quasi quasi contenta, contentissima, gioiosa. Noi siamo gioiosi di nostro, diciamo che siamo delle persone ottimiste. Ecco, ottimiste non positive. non positive. Siamo. Positiva è una parola che non si può dire in questo periodo. Io non lo dico positivo, siamo più. Ottimiste, hai detto benissimo. Siamo ottimiste. Purtroppo il nostro tempo a disposizione sta andando a chiudere. Io ringrazio la nostra Rosy Roncisvalle. E la ringraziamo doppiamente per queste bellissime collane che ha che fatto sono per noi. Stupende, sono tra l'altro realizzate in tessuto con dei particolari. Io ho un bottone in madreperla, mentre Onia ha un fiocco realizzato con tanti tessuti, la creatività, l'arte si esprime in tanti modi, che possa essere la creazione di un abito, può essere la creazione di un brano musicale, un video musicale, un libro, insomma le forme d'arte sono molteplici e noi siamo qua pronte a fare un'esplosione di arte. Perché l'arte è bellezza e la bellezza è donna. Sono d'accordo con te, come non dire diversamente, è vero, è questa la verità. Prima di concludere, grazie a Rosy Roncisvalle di essere stata qui con noi, ferma, resta con noi, c'è un video che mi piacerebbe la regia mandasse in onda, perché è un video che dà il tempo che sta per scadere. Se magari dalla regia lo inviano, che dici, Onia? Non riesco a smettere di ridere. Questo è però per dire che insomma la nostra trasmissione è in chiusura. È finita.
è in chiusura. Però non siamo come il Titanic noi. No, decisamente no. Assolutamente noi no. Siamo... Noi andiamo lisci come un papero sul lago. Scusa, non ho capito, ripeti. Non è lisci come un papero sul lago, non affondiamo. Benissimo, io sottolineo che in questo momento di trasmissione così gioiosa che abbiamo fatto, abbiamo pensato proprio per alleggerire questo periodo, insomma, così pesante. Abbiamo pensato all'amore. Abbiamo pensato all'amore. In questa, insomma, fotografia c'è una bella mascherina. Questo quasi un anno di noi, e mi togli il fiato come la prima volta. Naturalmente parliamo della mascherina perché per ora siamo tutti mascherati, speriamo che con il vaccino presto usciamo anche da questo bavaglio, perché non ne possiamo più. Per favore, riaprite i teatri, riaprite i cinema, ritorniamo a nutrirci l'anima. Con questa ultima battuta vi do un mio saluto, naturalmente Ogna darà il suo. Ci rivediamo alla prossima puntata, Naturalmente vi aspettiamo martedì prossimo alle ore 18 sul canale 819 del Digitale Terrestre. Seguiteci, ciao! Buona serata! Wonder Woman! Wonder Woman! Wonder Woman! Fessura di cemento, prova ad essere il filo d'erba tra la fessura di cemento, tra la fessura di cemento, tra la fessura di cemento. Speranza vuole cambiare piangere bene, ma io ti accompagno a prendere il treno e ti presto il mio braccio. Se vuoi, puoi poggiarci la testa. Noi donne sappiamo piangere bene, le nostre lacrime sono testimoni. Ci macchiamo per poter ripulire. Sai che ho fatto pace col pianto, sai che ho fatto pace con me, sai che ho fatto pace col pianto, sai che ho fatto pace con me. Le donne sanno fingere bene. Sanno piangere bene.
Sapete cos'era il Genoardo? Era letteralmente il paradiso in terra. Un leggendario parco delle meraviglie che circondava la Palermo normanna, prestigiosa capitale del Regno di Sicilia fino alla fine del XII secolo. È proprio nel cuore del Genoardo, a soli 2 chilometri dal Palazzo Reale, Guglielmo d'Altavilla ordinò nel 1164 di costruire una dimora estiva dalla quale affacciarsi e godere del paesaggio fino alla vista del mare. I solazzi normanni erano luoghi ammirati in tutto il mondo. Luoghi di delizia, di solazzi appunto, dei sistemi di palazzi, fontane e giardini ispirati all'architettura islamica e al mondo bizantino e mesopotamico. Ma Guglielmo I non vide mai terminare la sua opera. A completarla fu Guglielmo II, suo figlio, detto il Buono, tanto celebre da guadagnarsi un posto qualche secolo più tardi fra gli spiriti giusti nel paradiso del sommo poeta. Ma torniamo a Palermo, perché la storia a volte dimentica di precisare che Guglielmo il Buono salì al trono appena dodicenne e in quegli anni, quando fu terminata la costruzione della Zisa, a reggere il regno di Sicilia, a prestare il suo braccio per poggiare la testa coronata, era Margherita di Navarra, sua madre, una donna. Alcuni lo chiamano castello, altri semplicemente palazzo. C'è una diatriba fra gli storici sulla scelta corretta, ma nessun dubbio sul nome originale, Zisa, dall'arabo al-Aziz, la splendida. E questo termine sopravvive ancora oggi, quando una donna siciliana si azzizza, si prepara a mostrarsi proprio al massimo del suo splendore. Dai giardini e dalla grande peschiera da cui attingere a pesci d'acqua dolce tanto cari alla nordica corte normanna, entriamo quindi nel più splendido fra i reami del mondo, come cita un'iscrizione all'ingresso. Protagonista indiscussa di questi luoghi è l'acqua, simbolo di paradiso tanto nel cristianesimo quanto nell'islam. E non è un caso che dall'ingresso principale si giunga proprio alla sala della fontana. Pietre a chevron che facevano zampillare dolcemente l'acqua a zigzag. Le caratteristiche mucarnas arabo-islamiche, queste tipiche nicchie decorative in pietra tufacea scolpita a forma di stalattite. Ancora capitelli corinzi. Mosaici tipicamente bizantini. A sintetizzare e a rivelare in pochi metri tutta la bellezza del sincretismo culturale, artistico e architettonico tipico della civiltà normanna. Il fascino della cultura araba però non si fermava al mondo dell'arte. In questo luogo di ozi e di svaghi, i sovrani dell'epoca coltivavano le gioie dell'anima e del corpo, custodendo al primo piano dell'edificio un vero e proprio harem. Con un po' di fantasia possiamo immaginarle queste donne avvicinarsi alle grate, a scrutare a debita distanza quanto accadeva all'interno della sala principale della dimora. Ma chissà se loro l'avrebbero mai immaginata trasformarsi in una stanza di parole cantata da una donna. In una stanza di parole che non hanno alcun senso, mi rinchiudo in un punto infinito del silenzio. Tutto un nome solo se vuoi dare un senso. Il mondo gira bene solo quando io non penso. Parole fuori moda che rivestono le bocche. Stasera ho voglia di sentire noi tra le ciocche. Di capelli un po' arruffati, passati inosservati. Quei ricci un po' mio, un po' tuoi, un po'. Ora che si è fatto troppo tardi.
guardi, ti parlo un po' di me anche se non mi guardi. Mi lasci un po' perplessa con i tuoi cambi di testa. Sparisci, anzi no, dai, ti prego resta. L'effetto su di me è quasi bipolare. Un giorno ti rincorro e poi ti lascio andare. Le notti che non dormo perché cerco di capire e lascio tutto al caso che è un caos da morire. Noi che la notte non passa mai e tu che di notte non passi mai. Adesso parlo un po' di te che non hai ben capito e non me ne frega niente, scrivo all'infinito di quanto giuro sei stata importante, di quando i tuoi baci così lentamente raccontavano di te e di storie segrete, sussurravano di noi delle carezze celate. Il tempo che con te passa così veloce, tu che scegli tutta la tua vita a testo croce, noi finito di dirti tutto ciò che è stato scalfito e scusami se rifiuto l'invito, ti avrei stretto forte fino a perdere il fiato, sento che mi scivoli addosso, domani che pitturo tutto il bagno di rosso, non vedi che se non rispondo non posso, tu che detesti il labbro sporco di rosso. Quanta bellezza, ma soprattutto quanta tecnologia tra questi corridoi. Spazi altissimi, sapienti giochi di atri e finestre e un impianto di refrigerazione d'avanguardia del XII secolo. Le due torri, che sorgono lateralmente dalla sagoma dell'edificio, sono dei camini di ventilazione. E sapete cosa accadeva nelle calde giornate estive? Nelle camere superiori del palazzo venivano stesi degli ampi panni umidi e così facilmente si rinfrescavano tutti gli ambienti. L'aria della Ziz era talmente speciale da diventare subito leggenda. E così, quando in città soffiava un vento molto intenso, si diceva che un diavoletto fosse fuggito dal castello portandone con sé l'aria fresca. Sono tante le leggende legate alla Ziz e ai suoi diavoli, che poi altro non sono che rappresentazioni di figure mitologiche divenute diavoli per i siciliani poiché impossibili da contare. Perché per farlo bisogna mettersi col naso all'insù e girare su se stessi e alla fine si perde sempre il conto. Peccato, perché il giorno in cui qualcuno riuscirà a contarli con precisione, finalmente si scoprirà dove è custodito il grandissimo tesoro che i diavoli difendono gelosamente. Abbiamo già raccontato tanto di questo luogo, ma tra storia e tradizioni ci sarebbero ancora 400.000 cose da dirvi. Ci sono 400.000 cose che ho da dirti, ma spesso mi ritrovo col fiato corto e il vuoto, e forse ho già esaurito tutti i tentativi, ma in questo posto nostro ti dico tutto a posto, ma questa testa non sa dirti se questo è il momento sbagliato, dirti se è giusto averlo aspettato. E tu mi chiedi se conosciamo un altro metodo, un altro piano per non guardarci più.
non so neanche che cosa abbiamo, se ho paura o se c'è un riparo per addormentarsi qui. E sono sempre io che prima di dormire mi chiedo se il tuo mondo mi guarda di nascosto o se mi vede stretta fianco a fianco con te dentro questo letto o dentro un segreto che non hai mai detto o fuori dai problemi con il cielo aperto. E tu mi chiedi se conosciamo un altro metodo, un altro piano per non guardarci più. Io non so neanche cosa siamo, se ho paura o se c'è un riparo per addormentarsi qui. E forse non hai visto da nessuna parte una che si riempie di cose inadatte, ma che quando guarda il gioco del tuo corpo pensa che forse potrebbe essere il posto per addormentarsi qui. E tu mi chiedi se conosciamo un altro metodo, un altro piano per non guardarci più. Io non so neanche che cosa abbiamo, se ho paura o se c'è un riparo per addormentarsi qui. Ci sono 400 cose che ho. Noi non abbiamo neanche provato a contare i diavoli della Zisa, perché la ricchezza della nostra terra l'abbiamo già trovata nella musica di Miele, Roberta Catalioto e Chiara Bruno, tre cantautrici siciliane, tre giovani donne protagoniste del Female Trouble che abbiamo vissuto quest'oggi, proprio come in una locandina di un vecchio film. E allora godete della bellezza di questi luoghi e queste voci di Sicilia che risplendono tra le mura della Zisa.